No, ma va bene il mirino. Ah, va bene anche il grappino. Tu? E via grappino, poi tu incominci a scalzare le quadrature, andiamo! Sono tornati i Litfiba, pronti a scrivere nuove pagine di una carriera che sembra conquistare di album in album nuovi orizzonti. Con l'album Spirito, i Litfiba concludono un ciclo, quello dedicato alla trilogia degli elementi naturali. Hanno iniziato con il fuoco da El Diablo, proseguito con la terra per Terremoto e concluso appunto con l'aria in Spirito. Ma nel contempo ne iniziano un altro, allargando il proprio orizzonte musicale e concentrandosi su tematiche più ricche di riflessione anziché di accusa e rabbia come negli ultimi due dischi. Ricordate la loro esibizione romana per la festa del 1° maggio scorso in diretta televisiva? Piero Pelù polemizza con il Papa in tema di aborto e contraccezione, infilando un preservativo sul microfono. Ora invece i Litfiba sembrano aver cambiato atteggiamento. Si sono ammorbiditi perché, come ha dichiarato lo stesso Pelù, ad essere costantemente incazzati si perde di intensità e certe volte una cosa sussurrata può essere più intensa di un urlo. Abbandonate per il momento le posizioni barricadere, i Litfiba parlano con lo spirito per dirci che ancora una volta il rock non tollera barriere né discriminazioni o pregiudizi. Per questo è universale. Una domanda banalissima: che spirito ha animato questo? Che spirito? Non me l'aspettavo, eh? Come mai? Oh, ma siamo, non siamo. Siamo uno spirito. Guarda quanto spirito che c'è qua intorno. Le risate, ragazzi, in questo posto. Ascolta, allora, spirito. Vieni qui, qui ti conoscono. Perché spirito? Qui mi conosco. Qui siamo a Firenze, no? Fuori porta, sono degli amici. Perché spirito? Perché spirito, dai ragazzi, su. Beh, perché direi che intanto si sta parlando del terzo album di una trilogia. Di una tetralogia. Che fa sempre bene. Che fa sempre il figurone, no? Cioè dice Wittgenstein, come sanno. Dove il diavolo era il disco del fuoco. Terremoto, il disco della terra, e questo spirito è il disco dell'aria. Se non me l'aspettavo però. Indovina, indovinello, quale sarà il prossimo? L'acqua. Guarda quanto è bravo sto ragazzo. Infatti, cioè, infatti oggi non a caso siamo in un negozio di vini. Oggi siamo tra i vini. Si fa anche quello del vino magari. Altra domanda. L'evento. Rick Parashar. L'evento. Dai, dopo tutti quei dischi con Alberto. Gli eventi ce ne sono stati tanti per questo disco, perché è stato veramente un disco di passaggio molto importante. Vuoi per le case discografiche, vuoi perché dopo quasi 10 anni è la prima volta che non lavoriamo in studio con Alberto. Poteva essere una cosa, poteva essere un disastro. L'evento è questo, che dopo 10 anni Alberto non ha seguito tutti i suoni, o comunque forse non li ha seguiti come li seguiva un tempo. No, diciamo che per la prima volta abbiamo pensato tutti insieme, quindi anche Alberto, di affidare la produzione artistica a qualcuno che venisse da fuori dall'Italia, perché tutto sommato abbiamo qui il nostro qualcuno che, ad esempio, qualche americano, perché tutto sommato il rock è stato inventato come fenomeno, è stato inventato in America, e non a caso, insomma, in America esistono i migliori tecnici e i migliori produttori. Questo non so se dire purtroppo, ma insomma mi sembra un po' un dato di fatto. Quindi abbiamo deciso, anche insieme a Alberto, di affidarci
a un americano, e questo americano era nella fattispecie Rick Parashar, che ha prodotto, per intendersi, il primo album dei Pearl Jam e i Blind Melon, i Soundgarden, qualche sì, il Temple of the Dog si chiamava, con l'esperienza di Soundgarden e Pearl Jam, e poi ha prodotto Pride and Glory, tra le cose ultime, e FIBA. Siamo sempre in Litfiba, siamo pronti a darvi un altro video che si chiama Lo spettacolo per voi. Ha. Bla bla bla. Distruggiamo la violenza. Lo spettacolo. E ancora cominciare. Lo spettacolo deve ancora cominciare. Lo spettacolo deve ancora cominciare. Come siete arrivati a Rick Parashar? Ma è stata una scelta, ma ascoltando i dischi che aveva fatto, sì, sì, sicuramente, perché un produttore non è che lo scegli così, pigli l'elenco del telefono. Ma io ho la mamma, cioè, vuoi, cioè uno la birra, un una birra, 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 no, no, birra, la birra è tua, mamma... la birra è tua, la tua mamma è una brava persona. Aspetta un attimo, tu hai chiesto solamente il caffè, non cominciamo. No, avevi chiesto la birra. Caffè e birra. Allora, ragazzi, cioè, è qui è il giornalaio che si sacrifica due birre. Due. No, dai. No, no, dai, tranquilli. Tanto lui o beve il caffè o beve la birra. Beve... Ragazzi, qui siamo molto, siete anche molto carini e gentili, stiamo parlando. No, non deviamo, le domande poi io mi dimentico. Dai. Facciamo i seri. Allora, il produttore non è una cosa che scegli sull'elenco del telefono, ascolti tanti dischi, senti i lavori che fanno i vari produttori, allora scegli... Sulle pagine gialle, la voce producer. La voce producer. Sarebbe tutto più facile. Sarebbe tutto più facile. E allora abbiamo scelto una rosa di produttori che ci sarebbe piaciuto avere per il prossimo disco. Comincia a contattarli tutti quanti e poi alla fine scegli quello che accetta. Rick Parashar è stato molto contento di venire a lavorare con noi, gli siamo piaciuti subito, meno male. Ed è stata una bella esperienza, perché Parashar è una persona molto strana, molto particolare. Innanzitutto è un indiano. Indiano ed americano, cioè io di genitori indiani, però nato in America, però con genitori indiani. E quindi c'è una personalità molto indiana, sempre una persona tranquilla, pacata, non si perdeva mai, sempre contento, sempre felice, mai stressante, mai nevrotico, e riusciva anche nel rapporto fra la band, capito che noi tendenzialmente siamo persone che tendiamo a essere già abbastanza stressate, abbastanza nevrotiche, riusciva sempre a mettere calma, a mettere tranquillità, e infatti il lavoro è andato via tranquillamente, cioè proprio ci siamo divertiti tantissimo a farlo, e c'è sempre stata una bellissima atmosfera durante la lavorazione del disco. Parashar aveva mai sentito parlare di Litfiba, così per curiosità? No, in America praticamente, cioè già nel resto d'Europa si fa un po' fatica ad essere con... Grazie sempre alla salute. No, però c'è da dire che, almeno da quello che ha detto a noi, era rimasto abbastanza colpito da questo modo di fare rock molto diverso dagli americani, perché tutto sommato la melodia, come viene curata... Almeno, cioè, come ci teniamo noi alla melodia è abbastanza particolare per un americano, quindi
è stato molto importante vedere come abbia voluto anche lui rispettare il suono di Litfiba. Ora molti penseranno, ah, questi qui hanno lavorato con uno che ha prodotto dei gruppi grunge o insomma come li vuoi definire, e perché volevano un tipo di suono così, e invece trovo che il suono del disco sia più che mai italianissimo, per tutta una serie di scelte che abbiamo fatto insieme a lui. E quindi ben vengano queste felici scoperte, no? Poi italianissimo, siamo d'accordo, ci sono delle cose molto curiose di Litfiba rispetto ad altri gruppi rock. Mentre tu mi dicevi questa cosa dei suoni, io pensavo alla chitarra ta 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 na na. Dove l'ho sentita? Dimmelo tu dove l'ho sentita. Quella che cantavi te non era quella che hai sentito, perché l'altra fa ta 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 ta. Cantava lui. Teste bene, teste vuote. Te hai cantato teste bene, teste vuote. Ma perché il riff di chitarra che sempre avresti sempre voluto sentire nella tua vita, e alla fine l'hai sentito? Roba subliminare, ti bascerei. Grande battuta. Aspetta, no, ricominciamo, perché non ho capito quello che mi hai detto. Ta 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 ta. Hai fatto una via di mezzo tra il riff della chitarra e quello che dice la voce, fa teste piene, teste vuote, rimbalziamo sulle note. Sì, questo è quello che mi è rimasto. Questo è quello che mi è rimasto in mente. Cioè, l'ho sentito diverse volte. Adesso canticchiavo questa. Infatti è il primo video che facciamo anche. Purtroppo non sono riuscito a farla come Piero, perché non reggevo il mio peso nel plexiglass, però vabbè, ci sono avvicinato. È stata una bella idea. Sì, è stata carina, io ho visto male i piedi. Io sono piedi, perché se non reggevo il plexiglass, se non è che non reggevo il plexiglass, il fotografo si cacava sotto. S E C I O L. Quando mi sveglio, cerco i miei sogni e non mi ritrovo più. Spirito libero, sono contento quando mi balli dentro. Spirito libero, sono contento quando mi parli dentro. Mondo è storto, gioca col morto e ruba la fantasia. Provo a smontarlo con un sorriso. E sono ciò che so, il mondo è un cannibale. Spirito libero, sto contento quando mi balli dentro. No. Quando hai scritto? Quando avete scritto? Come? Ah, questo, sì. Questo disco? Beh, più o meno quest'anno. Durante quest'anno. Quest'estate soprattutto ci abbiamo lavorato al disco. Anche perché prima era uscito Colpo di Coda. Andava promosso dal disco, quindi poi c'avevamo un po' di cause con la CGD, poi c'avevamo un po' di cazzi a destra, un po' di cazzi a sinistra, un po' di cazzi al centro. No, in galera spero di non dover mai spiegare l'esperienza. Ormai l'hanno fatta tutti, nel senso che Ora d'Aria credo sia nato, vero? Ora d'Aria. È nato in galera. È nato in galera, è nato. Che mi sta a guardare a me? Non è quello che ce la faccia più. Da Galeotto. Tira aria un po' pesante, aria riciclata. Da destra, aria sinistra, già condizionata. E Ora d'Aria è tra l'altro un'espressione tipicamente italiana, perché ad esempio per questo disco abbiamo cercato di fare qualche traduzione in inglese, no? Si diceva, ma magari
funzionano anche in inglese, proviamo a cantare in inglese. Zero, non c'è storia. C'è storia, cioè sei in italiano, devi rimanere in italiano, oppure fai una traduzione completamente libera in inglese, ma cambia troppo il suono delle parole. Ora d'aria è, vabbè, più o meno lo sanno tutti che cos'è l'ora d'aria. Quando uno è in galera ha diritto, credo, a un'ora, che poi non so se è simbolica quest'ora, se è mezz'ora, tre quarti d'ora o un'ora veramente di aria. E l'abbiamo intesa in senso chiaramente un po' metaforico di quello che apparentemente stiamo vivendo un po' in Italia in questo periodo, e cioè un'apparente libertà che però rischia di essere mascherata, cioè il mascheramento di una mancanza totale di libertà. E il discorso si può applicare a tanti campi, insomma, però è una canzone molto energica, molto forte, ed è, cioè la metafora è anche sull'aria veramente, cioè qui noi viviamo a Firenze, che è una delle città più inquinate d'Italia, d'Europa, probabilmente anche del mondo, roba di Città del Messico, smette a ridere. E effettivamente se guardi i dati sui tabelloni ti viene sempre da pensare che stai respirando come in una stanza dove ci sono 50 fumatori. A volte vorrei vivere nell'aria e rimanere sospeso senza più ostacoli, giocare coi mostri delle mie insicurezze e trasformare. La musica fa sognare, volare, capire. No, dopo te la suoniamo sta canzone. Sì, visto che avete portato la chitarrina siete stati molto carini e quindi tu la suonerai davvero, no? Bisogna ringraziare la Greta, alla quale l'abbiamo sottratta, perché è la sua chitarra. Filarci le dita su quella chitarra, però le mie palette. Intanto qui siamo ancora di più. La prima birra, ne arriveranno ancora litri e litri, quindi alla fine perderete le barriere inibitorie. La musica fa è un pezzo molto particolare, cioè è un insieme di tanti, è un pezzo che tendenzialmente ha molte influenze blues, qualcosa di jazz, qualcosa di funky. È un po' anche questo un esperimento per noi, è un pezzo che cambia molto d'atmosfera, inizia in un modo, diventa in un altro modo, poi ricasca, poi il finale è tutto in un altro modo. È stato un pezzo che è molto divertente, cioè molto divertente da suonare come brano. Beh, diciamo è uno dei pezzi che racchiude in sé più stili diversi tra quelli che siamo riusciti a comporre fino ad oggi, cioè ha un inizio da ballata, poi diventa in quella parte che tu hai cantato quasi più ragamuffin tra virgolette, per poi arrivare a un rock pesantissimo nel ritornello in cui la banda fa musica randa e poi arrivare invece a un finale che credo una delle cose più africaneggianti che siamo mai riusciti a comporre, quindi racchiude in sé diversi stili, soprattutto del nostro ultimo periodo. La furia più forte stanotte, non voglio pensare a niente. La furia sui tetti, sui muri e le strade. Il significato di Tammuria sarebbe, diciamo, per associazione di idee, quasi onomatopeicamente parlando. Scusate se poi si sente che ho studiato. Sarebbe come la tammurriata dall'idea di una cosa che viene percossa. Allora tammurriare significa percuotere, svegliare, cioè svegliamoci dal torpore perché qualcuno forse ci vuole far addormentare, ci vuole un po' rincoglionire, via, diciamolo con una parola, con un francesismo, dai, usiamo sto francese. Veniamo da Oxford, possiamo dire. Comunque Tammuri è il pezzo più italiano forse di tutti quanti, di tutto il disco, è quello proprio con le melodie più spiccatamente italiane, ma italiane quasi tendenti, sudiste, tendenti quasi al popolare come tipo di... Volendo è anche forse il pezzo più simile alla nostra vecchissima produzione, non dei primissimi tempi, ma forse del periodo di 17 Re, come tipo di brano. Superato l'orizzonte dello specchio, spedizione dirottata sul non ritorno.
Cimitero è un brano che abbiamo composto insieme alla Yazzi, e come era stato sotto il vulcano per terremoto, è una canzone di un viaggio più o meno ipotetico nello spazio, dove ci si rende conto che l'unica fonte di vita per il futuro dell'uomo è quello di vivere senza frontiere, cioè senza limiti imposti dall'esterno o dall'interno, cioè cercare di accettare sempre la realtà per quello che è, perché tutto questo probabilmente ti servirà anche a vivere un po' meglio, senza, con un po' meno di frustrazione. Piero non piange. Tranquillo. Adesso gli esce una lacrimetta. Lacrimuccia. Guardate, ma lacrimuccia. E quindi diciamo stop. Lui la butta sempre sull'impegnato, in realtà si è, in questo pezzo non lo dice lui perché si vergogna, però si è sbilanciato, hai capito, in qualche suo sentimento, anche un po' d'amore, hai capito che ce l'ha anche lui questi sentimenti, hai capito, non è che sia... Se vogliamo parlare di quello, allora c'è Animale di Zona e cominciamo a parlare dei sentimenti. Al confine con i miei pensieri, scivo sull'erba dei campi, su onde i desideri e sogno di averti al mio fianco, ma segno la mia zona. Suona fratello, che cos'è, un esperimento, giusto così per... Suona fratello è una cosa particolare, è l'unico pezzo bourgeois. Come corso studiato ragazzi, questo è un italianismo, invece bourgeois è un italianismo. Comunque quel pezzo lì, Suona fratello, è stato registrato in un salotto. Sembra, io ho detto, ma chi canta qui? Cioè, perché canta volta... lui, solo che vabbè, il disco è stato, tutto il disco è stato registrato in uno studio di registrazione, anzi diversi studi di registrazione. Quel pezzo in particolare è stato fatto con due chitarre acustiche in un salotto, su un sofà, praticamente. Abbiamo messo i microfoni e si è fatto quel pezzo sul sofà e si sente. Con lui che si stava versando la tequila, stava bene. No, cosa bene, tequila? La voce è strana, io per un attimo ho pensato, vuoi vedere che questa volta canta io? Perché scusami, Eva. No, è una tonalità molto più alta del solito, è una cosa. Con tutta la tequila si era bevuto, il mescale si era bevuto, vorrei anche vedere come cantare qualsiasi cosa. Anche Manish Boy. No, eravamo assolutamente lucidi invece anche noi. Suona fratello e la luna piena, perché la notte è una candela. Pesante, aria riciclata, viene da destra, aria sinistra, già condizionata. Apriamo le teste. Sapere che mi manca è un po' come averla, come per tutto quel che ho perso, mi manca perché ho perso. Con il mio respiro dove soffia il vento, da una cosa sola con il mondo intorno, e voglio un'ora d'aria al giorno, e valere dal fondo, e via, e via, e via. Una strofa, dai, ti prego, una strofa. Sono le parole. Soffia il vento, sarà una cosa sola con il mondo intorno. Voglio un'ora d'aria al giorno, e valere dal fondo. Complimenti, bellissimo. Questo. Quasi quasi la mettiamo sul disco. Non sarebbe male, eh? Io te la do. Sì, fai un lavorino per fare. Facciamo una sul disco.
Mi è rimasto una specie di innesto. No, io c'ho un piccolo problema qui, non mi sento un mignolo in questa chitarra. Quindi la prendi. Ma chi è della Greta, sta bambina? Sì. Sta bambina, sì. Chi è la bambina? Chi è la Greta? La Greta è la mia figliola. È la mia figliola. Il suo figliolo di 4 anni. Questo il suo figliolo invece si chiama Falco. Capito? E nomini gli abbiamo trovato. E dunque, come ti chiama la Greta? Babbo. Papà. Si chiama papà Piero. Papà Piero. Più carino Piero. E mi chiama papà. Papiero. E Falco come ti chiama? Mi chiama papà. Papà Ghigo.